Salve, bentornati o benvenuti, se siete nuovi. Io sono Salvo e oggi vi volevo proporre di nuovo Shelly RGB White. Che cosa fa questo RGB White? Possiamo anche attivarci le nostre lampadine di casa del nostro controsoffitto. Non le vogliamo cambiare, ma le vogliamo automatizzare, le nostre lampadine a 12 volt. Come possiamo fare con questo? Ora vediamo sul banco come si può installare il tutto e come farlo funzionare. Vi basta questo, un pulsante e il vostro trasformatore a 12 volt. Sì, ma prima iscrivetevi qua sotto al mio canale, iscrivetevi al mio sito, al mio canale Telegram, al mio canale Telegram in discussione. Attivate la campanella e se volete potete anche comprare le mie magliette. Sono bellissime, se vi piacciono. Se vi piacciono potete anche acquistarle. C'è un coupon del 30% qua sotto in descrizione. Se volete acquistarle, fate crescere il mio canale e io vi ringrazio. E ora sigla. Allora, cosa parliamo oggi? Parliamo del nostro Shelly RGB White, che si può far funzionare anche come da schema con delle lampadine che sono queste qui. Quindi abbiamo un gruppo di lampadine e un altro gruppo di lampadine come da schema. Lascio lo schema anche per farvelo vedere. Che cosa possiamo fare? Abbiamo il nostro controsoffitto, che praticamente abbiamo le lampadine a 12 volt e le vogliamo fare funzionare di nuovo, perché non ci va di andarla a sostituire con quella a 220 e vogliamo tenere quella a 12 volt. Ovviamente lo possiamo fare sia con questo qua che anche, che più avanti ve lo farò vedere pure, con Shelly Dimmer 2, che poi lo vediamo in anteprima, lo vedremo tutti in anteprima, anche perché ci abbiamo nuovi prodotti. Shelly Button, poi vedremo anche che cos'è, e lo Shelly per la temperatura, e poi lo vediamo pure avanti, più avanti in questi video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, così vi posso anche far vedere questi altri video. Allora, che cosa ho fatto io? Non ho fatto altro che mettere queste lampadine su due file. Ora possono essere di più, 2, 4, 6, quello che sono, se abbiamo due file. Quindi abbiamo una fila da questa parte e un'altra fila da questa parte. Che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che collegare tutti i poli delle lampadine a un cavo. Quindi sono passato da qua, non so se si riesce a vedere, positivo, quindi sarà il positivo che arriva dallo Shelly, arriva ponticellato e va a finire all'altra lampada qua. Poi ho preso il negativo e ho ponticellato tutte le lampade al negativo. La stessa cosa l'ho fatta per questo qui, per quest'altra linea. Ho preso un altro polo, quindi dove è collegato il polo B. Quindi è collegato al polo B, l'altra era collegata al polo W. E ho collegato questa lampada, un polo di questa lampada e un polo di quest'altra lampada. E poi sono sempre tutte negative. Poi cosa ho fatto? Ho preso il negativo e l'ho portato al positivo, anzi questo qua è il positivo, l'ho portato al positivo dell'alimentatore, che è questo qui è il nostro alimentatore, e poi ho collegato il negativo sempre dell'alimentatore al GN insieme al questo qui, che è un quell'attrezzino che trovate dentro la scatola dello Shelly RGB White. Ho collegato poi alla fine un pulsante dove alla fine dell'attrezzino, questo non so se si riesce a vedere, l'ho collegato, ho un polo del pulsante e l'altro polo l'ho portato alla fase e l'altro al neutro, quindi è collegato direttamente su il pulsante. Siccome con questo Shelly RGB White si possono fare più funzioni, quindi una funzione è quella che abbiamo visto con i LED RGB, che sarebbe questa, già l'abbiamo fatto vedere. Un'altra funzione è questa qui che sto facendo ora, e poi ci sono le funzioni sempre delle strisce LED, dove abbiamo quelle digitali e poi quattro strisce LED per fare altre funzioni.
Ok, ora andiamo a vedere cosa si può fare con questo tipo di scegli così. Nasce per fare RGB, però si può riutilizzare anche per altre funzioni. Quindi abbiamo la funzione di lampade e anche funzione di dimmer, quindi possiamo dimmerare le nostre lampade, portarle al massimo della potenza, fermarci, spegnerli, riaccenderli. Vedete, fa anche un effetto un po' particolare, praticamente quando li spegnete si accendono, si spengono gradualmente. Invece, se io tengo schiacciato e accendo solamente un lato, poi mi si va a calcolare la corrente e mi si va a dividere fra le lampadine. Quindi possiamo accendere e spegnere oppure dimmerarle e aumentarli di nuovo di potenza. Ok. Perfettissimo. Ok, possiamo fare questo tipo di giochi. Non era niente di particolare, era solamente anche per farvi vedere come funziona e ora vi faccio vedere anche come funziona con l'app. Ok, andiamo direttamente a vedere sullo Shelly, sull'applicazione Shelly Cloud. Apriamo Shelly Cloud, ovviamente lui ci dà che ha la possibilità di poter fare tutti i blu, tutti i verdi, tutti i rossi, ma non ci può interessare perché alla fine farà solamente una funzione. Quindi se noi l'accendiamo e andiamo a dare i colori non cambia niente, sono sempre gli stessi, può cambiare un po' l'effetto delle lampadine, ma sarà sempre quello l'effetto, quindi vi consiglio di tenerlo sul colore bianco, più bianco che potete, in questo caso sia così, e dove possiamo anche dimmerare la luce, quindi possiamo anche abbassare le tonalità e accendere solamente una fila di lampade, o tutte e due, oppure l'altra fila di lampade, oppure possiamo mantenerle a metà, si spengono e si mantengono a una certa potenza. Quindi possiamo dimmerare una striscia, un'altra striscia e così dicendo. E la cosa bella di questi shelly che ci calcolano quando sta consumando, in questo caso sta consumando 5,1 watt, e poi ci sono le solite impostazioni dove dovete andare a impostare. Di solito dovete mettere white shelly control 4 per white, e poi ho messo come tipo di pulsante il primo sopra, dove c'è scritto momentary set Shelly device to be momentary switch push for on or push for off. Praticamente è il pulsante, la funzione del pulsante che ci fa spegnere e accendere le nostre lampade. Se invece mettevo questo qui, togli switch, praticamente funziona per l'interruttore, ma a noi non ci interessa. Detector switch serve per disattivare il pulsante e invece attivate switch praticamente quando premo on, dopo un po' di tempo se ne va in off con il tempo, ma noi questo non può interessarci. Modalità predefinita, praticamente questa qui se voi lo lasciate off, se levano la corrente e la rimettono resterà off. Oppure lo potete mettere a on, oppure come si trovava in quel momento. Io consiglio di metterla off. Qua dovete andare a selezionare il tipo di corrente che state andando a dare per la vostra lampada. In questo caso è 12 volts, se erano 24, ovviamente erano 24. L'aggiornamento del firmware e poi le altre cose che a noi non interessano. Perfetto, vediamo, andiamo a vedere accensione. Effettivamente funziona perfettamente, la possiamo anche dimmerare da qua, quindi possiamo accendere una fila, tenerle più basse, tenerle più alte e così dicendo. Ok, abbiamo visto come possiamo fare funzionare anche il nostro vecchio impianto del controsoffitto con le lampadine a 12 volts.
Quindi non dobbiamo fare nessun tipo di sostituzione per fare rivendare le nostre lampadine smart, e basta uno di questo qua ed è tutto pronto. Mi raccomando, stanno arrivando i nuovi scelli, così li proviamo, li testiamo tutti insieme e vediamo anche che cosa possono fare. Sono state presentate da poco e Shelly ci sta dando l'opportunità di poterli testare. Con questo io vi ringrazio e vi chiedo di mettere un like verso sopra, registratevi al mio canale Telegram e al mio canale Discussioni, sempre su Telegram. Attivate la campanella e se vi piace questa maglietta potete andare qua sotto sullo store dove potete acquistarla con un coupon del 30% qua sotto. In tutti i casi il coupon è salvo CSF. E questo è tutto. E ora al prossimo video. Ciao, grazie.